Allora, grazie, grazie, grazie. È veramente bello vedervi così tanti dopo la nottata un po' folle di questa notte, dopo un risultato così eccellente. Che dobbiamo raccontare un pochino in Italia. Perché ieri, guardando le televisioni, sembrava che a Napoli non fosse accaduto niente. E non avete visto ancora niente! Siamo solo all'inizio. Stanno arrivando i napoletani, ma come diciamo noi, no? Come dicono loro. Allora, io ci tengo veramente a manifestarvi tutto il mio orgoglio per la nostra città. Noi abbiamo qualche settimana fa superato il primo turno avendo contro uno schieramento che in nessun'altra parte d'Italia c'era. Avevamo Kill Cam Fulminato, Gianni Lettieri, con tutti gli apparati, Esord, Berlusconi, Gigino La Pulpette, Desiano, Cosentino, Martuscello, Paolo Russo, Maiano Verde, per favore, Gianni Lettieri. E questo era Gianni Lettieri, che ovviamente non è il leader dell'opposizione, perché già si avviate i pannoloni e già se ne chiude. Quindi, ormai, arrivederci. Ed è Lettieri. Poi avevamo il candidato del presidente del consiglio del Partito Democratico, Valeria Valente, sostenuta dal presidente del consiglio. Mai in questa città, durante la campagna elettorale, mai abbiamo visto tanti ministri e tante volte il presidente del consiglio. Noi siamo stati contenti e li abbiamo sconfitti al primo turno, sconfitti. Poi c'erano quelli che potevano essere anche nostri compagni d'avventura, poi hanno schierato Brambilla e abbiamo ascoltato pure a loro. Poi tenevamo i giornali. Voi sapete che i giornali hanno fatto il tifo per noi, le televisioni hanno fatto il tifo per noi, la Camorra ha fatto il tifo per noi, i poteri forti hanno fatto il tifo per noi e voi avete sbagliato a votare. Voi dovete votare in un altro modo. Allora, se il popolo napoletano ha fatto questo e ha vinto una battaglia così grande, io credo che noi abbiamo sulle nostre spalle un peso di responsabilità politica, sociale, culturale ed economica enorme. Noi dobbiamo dimostrare che cosa è capace di fare la nostra città, che cosa sono capaci di fare i napoletani, che cosa sono capaci di fare i giovani, che cosa siamo stati capaci di fare per tenere fuori dai seggi la Teppaglia che durante il primo turno cercava di condizionare il voto. Grazie al controllo popolare, grazie. Adesso, da oggi, perché io già ho iniziato a lavorare, non ci siamo fermati, dobbiamo liberare centimetro per centimetro la nostra città. Noi dobbiamo fare un grande lavoro tutti insieme, perché oggi noi ci sentiamo più forti. Nel senso, non pesa più tutto sulle spalle del sindaco, sappiamo di avere tantissimi giovani, tantissime persone meno giovani, tantissime associazioni, tantissimi movimenti, tantissimi comitati, tanta gente che si è riappropriata della città e mai nessuno più metterà il guinzaglio alla città di Napoli. Napoli autogovernata, Napoli in autogoverno, Napoli che si autodetermina, Napoli liberata, Napoli che libera tutte le energie possibili. Allora, credo che adesso il compito che dobbiamo avere è quello di non deludere le tantissime persone che si aspettano tanti risultati dalla nostra amministrazione, che si aspettano il coraggio che abbiamo sempre avuto, l'autonomia, l'onestà, la libertà, ma soprattutto la vostra partecipazione. Io confido nel fatto che alle assemblee popolari, ai territori, ai luoghi della nostra città verrà consegnato il potere di decidere e di vincolare anche le scelte dell'amministrazione.
Questo è un modo nuovo di fare politica, non può decidere tutto il sindaco. Io ci metto la faccia, voi ci mettete la faccia e noi scassam, perché non ci fermerà nessuno. Quando Napoli libera le energie, nessuno ci può fermare. Consentitemi anche di ringraziare. Noi non abbiamo avuto apparati, non abbiamo avuto partiti forti, non abbiamo avuto soldi, ci siamo autofinanziati e dobbiamo veramente ringraziare le tante persone, le tante donne, i tanti uomini che hanno fatto una campagna elettorale in difesa della città e per scrivere una pagina storica. Non smetterò mai di ringraziarvi. Avete fatto un lavoro... Stai smandando altre cose? Avete fatto un lavoro enorme, un lavoro bellissimo che io porterò sempre nel cuore. È stato, guardate, sono stati 5 anni durissimi, 5 anni difficili, ma io mi sento ancora più carico e noi siamo tutti uniti, siamo uniti, io sarò sempre con voi, voi non lasciatemi solo, perché chi lo sono a chiavica, non mi lasciate soli perché sono una chiavica. E sono già partiti i tir che conoscete, non li chiamo più per no, ma loro devono capire che Napoli è solo l'inizio di un processo di liberazione innanzitutto di tutte le terre, di tutte le contrade, di tutti i territori del Mezzogiorno che sono stanchi di un blocco borghese, sociale, mafioso ed economico. Vi aiutiamo noi, siamo qui con la nostra forza, con la nostra generosità, col nostro amore. E poi un messaggio un pochino anche ai poteri nazionali. Per 150 anni ci hai rotto le scatole, ci avete fatto la morale, ci avete detto quello che dovevamo fare. È finita. Napoli decide Napoli, i napoletani decidono della città, Bagnoli decide Bagnoli, Piscinola decide Piscinola, Pianura decide Pianura. Ogni quartiere decide il suo destino insieme al sindaco, insieme alla municipalità. Grazie al lavoro, alla lotta, alla rivoluzione, al popolo, ai ragazzi e a tutti quelli che ci stanno. Le periferie diventeranno il luogo della centralità della nostra città. Le periferie dovranno essere il centro del riscatto morale e umano della nostra città. Quindi, prima che se ne va l'ultima corda vocale, consentitemi veramente di ringraziare, perché se non ci foste state voi, e non è retorica, lo dico veramente, in questi 2 anni soprattutto, dopo la sospensione del sindaco di strada, se non ci fosse stato il popolo napoletano che in quel momento ha capito che cosa stavano facendo al loro sindaco, io comunque non avrei mollato, ma probabilmente mi avrebbero fermato, probabilmente mi avrebbero fermato. Se oggi abbiamo vinto è perché ci siete stati voi, se oggi abbiamo vinto è perché ci siete stati voi, e io non dimentico nel cuore, nella testa e nel corpo, non ci avrete mai. Napoli liberata, viva il popolo, viva la rivoluzione, viva Napoli, viva Napoli, viva Napoli!